Purple Crystal, credo sia il pezzo più semplice che io abbia fatto. È un pezzo proprio, credo sia abbastanza classico, lo fai sempre un po' sognante, è un po' onirico questo pezzo. Sì, da ascoltare secondo me quando sei a casa, nella tua camera, fine giornata, un bel bicchiere di vino, una cannetta. Prima di andare a letto, prima di cena, non lo so, per poi riascoltarlo prima di andare a letto. Oppure anche ascoltare nel pomeriggio. Ho le idee molto chiare su questo pezzo, sì. Il basso di questo pezzo è stato suonato da Carlo Venezia dei Mita. Noi sono un gruppo di Avellino. Abbiamo fatto durante forse il secondo lockdown in Italia, sì. Gli ho mandato le sessioni di questo pezzo, lui ci ha fatto il basso sopra. Sì, anche se io sono un bassista, però volevo che lo suonasse qualcun altro il basso qui. E sono molto molto soddisfatto di come l'ha fatto. L'ho resemplato, l'ho aggiustato nel pezzo un po' come lo volevo. Non c'è un motivo specifico in realtà. Crystal. Cioè, dovrei pensarci ora a perché si chiama così. È stato proprio un flusso di coscienza questo pezzo. Mi è venuto così. Purple, perché il viola mi ha sempre attirato. Un pezzo. Il viola è un colore un po'. Non so, un po' ambiguo. Il vino è un po' viola, no? Il vino è un po' viola, infatti è ambiguo il vino. Queste cose non le metti più. Sì, veramente. Queste cose non le metti. Questo pezzo uscirà il 4 febbraio. Sarà il terzo singolo che faccio uscire di questo album. L'album si chiama appunto Stand By Dreams. Che mi sono deciso finalmente a far uscire. E uscirà il 18 febbraio. Basta, ora è il momento di farlo uscire. Il momento di farlo uscire. Sì, non vedo l'ora di farlo. Far sentire, far vedere il video d'animazione.